Sì, pronto. Parlo con l'imbecille numero uno. Fammi parlare con l'imbecille numero due. Sì, Jimmy, sì, Jimmy. È incazzato. Sì, pronto. Senti, mi avevate dato questa informazione? Perché guardate che lì il duca non c'era. È stata l'informazione che avevamo. L'informazione che avevamo. Adesso apri bene le orecchie. Voglio che quel tipo sia eliminato al più presto. Tu e quell'altro imbecilli farete meglio a darvi una mossa. O vi spezzerò il cuore con una matita. Mi sono stato chiaro? Sì, Gemme. Ehi, Tony. Che ce l'aveva con me? Jack, credo che sia illegale. Non puoi rinchiudere così una persona, così, in un bagno. Ah, davvero? Allora lo puoi raccontare a quello del carcere, questa situazione. Soffro di claustrofobia, lo sai che non sono abituato. Vuoi che mi butto fuori dal treno mentre va a 80 miglia all'ora? Jack, Jack, Jack. Ti ringrazio. Che stai facendo? Che sto facendo? Calcoli, calcoli, posso aiutarti, sono un ragioniere. Sai, pensavo che dopo averti sbattuto in prigione aprirò un bel localino dove si mangia. Quanto ti daranno esattamente? Non credo che siano affari tuoi, ma te lo dirò soltanto così, tanto per dirtelo. 200.000, 200.000, e li accetteresti anche da me? Non ci penso proprio. 200.000, non ho mai preso una bustarella e non comincerò con uno come te. E perché? Perché sei un fottuto criminale e meriti di finire dove finirai. E ti ci porterò io, e se continui a dire cazzate, giuro che ti spacco la testa, ti sbatto di nuovo dentro quel buco schifoso, ti infilo la testa nella tazza del cesto e ce la mantengo dentro. Comunque è una grande impresa fare una cosa del genere. La maggior parte dei locali falliscono dopo i primi 6 mesi. Se fossi il tuo ragioniere sarebbe mio dovere sconsigliartelo. Ah, me lo sconsigli? Ma non sei il mio ragioniere. No, dico solo se fossi... Te l'ho detto, io ti ho fatto uscire di lì. No, dico solo che la cosa presenta molti rischi. E se fossi il tuo ragioniere sarebbe mio dovere sconsigliarti vivamente come ragioniere. Non sei il mio ragioniere. Lo so che non sono il tuo ragioniere. Se fossi il tuo ragioniere... Come ha potuto? Ha telefonato dall'aeroporto! Beh, forse è meglio far intervenire Marvin Dorfler. Marvin Dorfler? Sì, Dorfler, sotto la D nello schedario dei fessi. Mi dai una patatina? Ho detto di no, brutto muso, sto zitto! Che quanto goffo! Marvin, tesoro, ho giusto fatto un lavoro che gli occhi apposta per te. Ti ascolto. Conosci il duca? No, non mi sembra di averlo mai sentito. Beh, il duca è Jonathan Mardukas. Eddie, non l'ho mai sentito. Beh, comunque, trovalo e portalo da me. L'ultima volta sembra che sia stato trovato a Los Angeles, ma poi non so bene cosa è successo e non ne sono sicuro. Ovviamente ti darò quanto ho dato a Jack. Ah sì, e quanto? 20.000 dalla mia parte. Ma vale solo se me lo porti entro prima di mezzanotte. Sì, sì, ok, va bene. Ciao. Ciao. Una dimora piuttosto... Ehi, testa di cazzo! Mi chiamo Carmine, stronzo! Allora, ascolta, Carmine. Oggi è il tuo giorno fortunato. Sacro, mi dispiace, ma solo hai cacate così. Hai capito? Perché è il mio giorno fortunato? Sta zitto! Sì, pronto, Jack Walsh. Mi scusi, John Wesley Walsh. Non trovo più la mia carta di credito. Mi può dire l'ultima volta dove l'ho usata? Alla Federal Bureau al Grand Central Station? Ah, certo, certo. Oh, sì, 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 oh, certo, mi ricordo. Grazie, arrivederci. Ah, ehi! È meglio annullare quella carta. Non ti dice niente la parola arteriosclerosi? Colesterolo? Se vuoi ti scrivo una giusta dieta apposta per te. Sì, spediscimela dalla prigione. Perché mangi quella roba? Perché? Perché mi piace, ma non ti fa bene. E allora? Sei cosciente del tuo comportamento, però fai sempre cose che non vanno tanto bene. Mi sembra piuttosto sciocco. No, è fregare 15 milioni a Jimmy Serrano che mi sembra sciocco.
Non credevo mi prendessero. Vuoi ignorare la realtà? Sì, è così. Sei cosciente del tuo comportamento, però continui a fare cose che non vanno tanto bene. E mi sembra piuttosto sciocco, non credi, John? È stato sciocco. Ma fregare 15 milioni a quei banditi e darli in beneficenza delle altre persone ha fatto contento un sacco di gente. Hai fatto incazzare un killer della mafia per farti volere bene da gente che neanche conosciamo, mi sembra molto logico. Tu non vuoi essere voluto bene da delle persone? Mi vuol bene un sacco di gente. Davvero? E chi? Ho anche una ex moglie e una figlia a Chicago. E come fanno a sopportare il tuo sarcasmo? A meraviglia, sarà almeno 9 anni che non le vedo. Io credo che sarebbe meglio fare una visita a loro. No, non credo che sarebbe meglio. Credo di sì. No, non credo. La cena è finita, andiamo. A quanto pare sarà davvero un viaggio schifoso, amico. Non credere che rimarrei qua fino a da tanto. E com'è? Vuoi lasciare $2? Ma almeno il 30%. Sta cercando qualcuno? Sì, sto cercando Jack Walsh, ci siamo dati appuntamento qui al treno. Ah, signor Walsh, cabina numero 454. Ah, va bene, grazie. Sola parola e sei finito. Bastardo! Bastardo, figlio di puttana! Come cazzo hai fatto a trovarmi? Col cazzo che te lo dico, bastardo! Ehi, che sta succedendo? Ehi, niente! Alzo moto degli FBI, questo uomo è sotto l'arresto, d'ora in poi non ci saranno più problemi. Creami la prima pattuglia di polizia che c'è nell'angolo, dovete subito arrestarlo. Che cosa? Sto zitto tu! Avanti, chiami la polizia! In una delle cabine avanti poco tempo fa. Il suo vero nome è Mosley. Sono io, Mosley! Una telefonata a carico di Eddie Mascone, garante cauzione. Sì, Mascone, garante cauzione. Ciao, Jerry, passami Eddie. E Jack! Allora, Jack, a che punto sei? Ehi, Eddie, mi vuoi spiegare una cosa? Me l'hai mandato tu, Marvin, brutto pezzo di merda! Marvin Dorfler, ma come posso avertelo mandato se non so neanche dove cazzo sei? Allora tu non c'entri! No, no, non c'entro, ce l'hai il Duca! Puoi scommetterci che ce l'ho il Duca! Adesso siamo da qualche parte nell'Idaho e prendiamo il pullman! Bingo, ma no, che fai? Non prendere quel pullman! Vuoi lasciarmi zitto e starmi a sentire? Prendiamo il pullman e sarò all'aeroporto McCallan con più di un'ora di anticipo! 2 biglietti di sola andata per Los Angeles. Sei sicuro di arrivare in tempo? Sì, sono sicuro. E non hai pensato magari se ci fosse del traffico? Sta a sentire a me, non ci sarà del traffico. Spiacente, signore, questa carta è stata annullata. Che cosa? È impossibile, perché io pago sempre le mie somme delle spese. Spiacente, è stata annullata. La prego, riprovi un'altra volta. Spiacente, è stata annullata. Ma è impossibile, perché io pago sempre le mie somme. Può servirsi di un'altra carta di credito? Non ho un'altra carta di credito. Mi stia a sentire. O la carta di credito o paga in contanti. D'accordo.
Alonso di Jack Walsh, Federal Bureau Investigation. Sono in missione speciale, sto portando questo detenuto nel carcere di Los Angeles. D'ora in poi non ci saranno più problemi. Jack Walsh non è il nome scritto nel tesserino. Vuole che chiami io l'FBI? Oppure si serve di pagare in contanti? Insomma, quant'è la cifra? Sono $454.60. 454. Hai un po' di soldi? Un sacco. Sono un bel po' di soldi? Ma batteranno per portarti dove ti sto portando.